I nuovi modelli di salute pubblica dopo il Covid e il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi gli argomenti al centro del dibattito tenutosi nell'aula consiliare del Comune di Mesagne. Relatore il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri. E poi il PNRR vedrà, diciamo, una riformulazione di quello che è la medicina del territorio in primis, con un'assistenza che sarà quanto più capillare possibile, potenziando quello che già c'è e creando delle nuove strutture che consentiranno la presa in carico prevalentemente di quei pazienti che, diciamo, andando avanti con gli anni hanno bisogno di un'assistenza a casa. Il sottosegretario ha fatto poi riferimento alle minacce da parte dei Novax. Il Novax puro che fa le minacce, ma che poi quando si ammala, quando purtroppo va in ospedale, deve essere intubato, noi curiamo come se fosse un nostro fratello, anche se manda le minacce. Un dibattito promosso dall'onorevole Giovanni Luca Resta in collaborazione con il presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Mauro Vezzino. L'impegno è quello di garantire al nostro territorio, ma direi alla nostra regione, un servizio sanitario pubblico adeguato alle nuove esigenze. Il Movimento 5 Stelle è molto attento su questo nuovo fronte, che è appunto quello dello sfruttamento dei fondi del PNRR per garantire maggiore assistenza territoriale e sanitaria alla popolazione. Il PNRR svilupperà appunto una politica territoriale, diciamo, diversa, quantomeno una politica territoriale che deve guardare non solo alle esigenze del territorio, ma anche al sistema, diciamo, urgenza, e quindi anche emergenza.